Volete imparare a fare la birra? Da oggi esiste un metodo molto semplice e divertente per imparare tutto quello che c'è da sapere sulla birra artigianale e sulle tecniche per produrla. Abbiamo infatti deciso di racchiudere la nostra esperienza ventennale in un nuovo libro sulla birra. Siamo qui infatti oggi per presentarvi il nuovo libro Come fare la birra fatta in casa. Il libro è scritto da me, Gianluca, e fa parte della collana di libri Come fare della casa editrice Sistemi Editoriali. Trovate ovviamente il libro sullo shop di Birra Mia, perciò vi lascio il link del prodotto in descrizione. Inoltre lo trovate su tutti gli scaffali delle librerie Feltrinelli e Mondadori e nelle migliori librerie. Come fare la birra fatta in casa racchiude tutta l'esperienza del nostro master birraio Jean-Luc, appreso in 20 anni di esperienza in questo settore. Sicuramente questo libro non ha la pretesa di essere la verità assoluta, però sicuramente è la nostra verità appresa in tanti anni di esperienza. Leggendo le pagine di questo libro, infatti, potrete evitare le numerose insidie che nasconde la birrificazione. Tra i tanti libri che insegnano a fare la birra, questo volume è speciale perché è arricchito dalle splendide illustrazioni ad acquerello di Gianluigi Punzo, che renderanno questo viaggio semplice e piacevole. All'interno infatti troverete schemi molto esaustivi e simpatici personaggi che vi guideranno per tutto il viaggio per imparare a conoscere la birra e a produrla direttamente a casa. Come fare la birra fatta in casa è un libro che si rivolge proprio a tutti gli appassionati della birra. Infatti può essere una lettura interessante per qualsiasi amante della birra, semplicemente per conoscere tutte le caratteristiche di questo straordinario fermentato. È però anche un'utile e semplice guida per tutti coloro che vogliono iniziare a fare la birra fatta in casa, partendo dai semplici kit per birra. Infine può essere un utile approfondimento anche per tutti coloro che sono già home brewers, cioè birrai casalinghi. Nel libro infatti sono presenti numerosi contenuti interessanti, tra cui quando e dove è nata la birra, la differenza tra birra commerciale e birra artigianale, un approfondimento interessante su tutte le materie prime per fare la birra, tutte le strumentazioni necessarie, come fare la birra in casa sia con metodo tradizionale, sia con i malti preparati per la birra, sia con il metodo EPG, come evitare i problemi per ottenere sempre una birra perfetta, un elenco di tutti i tipi di birra esistenti, come si degusta la birra e infine le migliori ricette per birra all grain e EPG. Fare la birra fatta in casa è sicuramente un hobby piacevole e travolgente. Allora, alla domanda perché fare la birra fatta in casa, io rispondo perché è facile, divertente, naturale ed anche economico, soprattutto se si è amanti della buona birra artigianale. L'Italia ha una lunga tradizione vitivinicola, per questo la birra e l'arte brassicola hanno faticato tanto ad imporsi sul nostro territorio. Nell'ultimo periodo però la birra artigianale ha iniziato ad affermarsi sempre di più e questo ha portato all'apertura di numerosi birrifici e microbirrifici. La maggior parte però di questi master birrai ha iniziato proprio nelle cantine, nelle cucine e nei garage delle proprie abitazioni. Perciò chiunque può riuscire a fare la birra fatta in casa. Questo libro non è solo un manuale, ma è un vero e proprio viaggio all'interno della birra artigianale, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, dalle materie prime per produrla fino alla mescita del bicchiere, dalla produzione alla degustazione. Perciò intraprendete questo fantastico viaggio insieme a noi. Andate quindi sul nostro shop e acquistate il nostro libro, oppure cercatelo in tutte le librerie. Anche per oggi il video termina qui e come sempre, buona birra a tutti!